Posso approfittare anch'io per farti una domanda, sì. ed è una domanda legata un po' all'attività di Città dell'Arte. Sì. E quanto si è visto in questi giorni si è parlato di autonomia alimentare e di autonomia energetica. Io so appunto, conosco bene i posti di lavoro a Città dell'Arte rispetto all'attenzione agli sprechi energetici e alla costruzione di modelli di casa che hanno paradigmi diversi. Ecco, tu cosa pensi rispetto a un'importanza di un'autonomia energetica per una comunità? Penso che l'autonomia energetica è essenziale, si deve partire dalla casa. Noi pensiamo alla casa di paglia, la casa di paglia che risparmia energia, che risparmia anche diciamo, energie di costruzione, di produzione, molto semplificata deve essere l'architettura. Ma in questa casa poi dobbiamo anche pensare che produciamo energia, e quindi l'energia solare, eccetera, partendo proprio dalla casa, avendo poi quel soprappiù di energia che serve poi per tutti, ma questa serve per tutte quelle che sono le strutture comuni. Questa è una cosa che sembra talmente semplice, che però invece per ora le possibilità sono difficilissime per lo sviluppo, in quanto le leggi non accompagnano affatto questo sviluppo. C'è il timore che il privato, l'individuo, la cosa, possano essere giustamente, come sono, contrarie al noi. Mentre invece bisogna partire di nuovo da un noi che è fatto di due persone che convivono, che vivono nella stessa casa o che vivono nel villaggio, insomma, ripartire proprio dal nucleo primario della società. Bene, grazie Michelangelo.